poi un CD da farmi ascoltare. Sì. Siamo già in onda? Certo. Allora, come ti chiami? Allora, io sono Massimo Lombardo. Massimo Lombardo. E dove sei? Allora, io sono operativo qui a Bari, Modugno per l'esattezza. Modugno, provincia di Bari. Sì. E il tuo progetto come si chiama? Allora, diciamo che è un progetto un po' articolato, complesso, cercherò di essere sintetico per spiegare. Tanto dammi. Sì, allora. Si chiama Elysium ed è un progetto discografico che fa parte di un laboratorio culturale che si chiama Nuova Civiltà, che opera diciamo sul web attraverso i social, YouTube, Facebook, organizziamo eventi anche, e abbiamo creato questa iniziativa che è un progetto discografico tra virgolette atipico, perché cerchiamo di abbinare ad ogni uscita, ad ogni produzione una collaborazione con un'associazione che si muove nell'ambito del sociale, quindi cerchiamo di promuovere anche un discorso che unisca musica e solidarietà. Questo primo CD l'abbiamo fatto in collaborazione con l'Avis ed è un progetto che ha come finalità poi la realizzazione di una diciamo di un'iniziativa dedicata ai bambini ricoverati nel reparto pediatrico del Policlinico di Bari, con attività ludico-ricreativa, clown therapy, giochi e quant'altro. E facciamo ovviamente poi. Ma qui ci sono vari gruppi. Questa è una compilation. Ah, e tu di che gruppo fai parte? Allora, io ho praticamente, diciamo, coordino tre progetti in questo sì. CD, perché ho comunque un'esperienza diciamo ultraventennale come musicista e quindi sono anche aperto musicalmente a varie sonorità, quindi concentrare tutto su un unico progetto può essere come dire sì. Un po' per cui ho il progetto Aural Phase, che corrisponde un po' anche al mio percorso musicale fatto in Inghilterra con la Good Looking Records di LTJ Bookham, con la quale ho prodotto dischi di drum and bass e musica elettronica, e adesso poi diciamo quell'esperienza me la sono portata in questo progetto con il quale continuo a fare elettronica, sonorità deep house, drum and bass, e quindi focalizzata più su questo discorso chill out tra virgolette un po'. Poi c'è Phoenix and the Oracle ed è un progetto con il quale ho già pubblicato diversi album, ho una rassegna stampa importante al seguito, ho fatto da opening ai Mission un po' di anni fa, diciamo nei tour ai Mission, storico gruppo inglese degli anni 80, ed è un progetto più vicino a sonorità gothic rock, quindi. Poi? Ed infine l'altro progetto, e questa è una cosa che ho a cuore perché l'ho ripresa proprio quest'anno, il Sinclair Project, perché diciamo che poi gli esordi con la Rip Curl in Giappone e con la Scenario Music in Italia, praticamente i miei soldi sono avvenuti con questo Sinclair Project, è la prima traccia, ah, sì, ed è una sorta di esperimento new lounge con delle cose che richiamano un po' colonne sonore, atmosfera un po' B-movie. Qua addirittura c'è proprio una reprise di Attenti a quei due, a cui poi è dedicato il progetto, e poi pian piano parte il brano con tutta una serie di copia e incolla, di attacco e stacco, quindi un po' l'arte del cut and copy, come si suol dire, tipico dei DJ o di chi fa musica elettronica. Thank you.
oltre ad essere diciamo tastierista e programmatore, sono anche il sax in questo progetto. Non è musica che vada molto bene, diciamo, dal vivo. Come fai a farlo dal vivo questa musica? Questo è clubbing, lo sai, perché poi il drum and bass è clubbing, qui si va nei dance floor a suonare questa musica, cioè non è... Sì, ma non in Italia, non in Italia. In Italia c'erano dei club, io ho suonato vicino a casa tua, ho suonato tante volte all'Inca, a Bologna, ho suonato tante volte al Mafia, a Reggio Emilia, quindi insomma... Club c'erano, ormai è un periodo questo in cui soprattutto con l'avvento degli MP3 eccetera, quel discorso lì è andato un po' a sfumare, quindi in Italia molti club hanno chiuso, anche perché non si vendono più dischi più sostanzialmente, o meglio quel tipo di musica. E io come posso aiutarti? Non riesco a capire come io posso aiutarti. Allora, ero venuto qui per chiederti due cose. Innanzitutto noi abbiamo la seconda iniziativa del progetto Elysium di Nuova Civiltà, è un disco serve per sensibilizzare le persone su un problema che è quello ambientale, ed è un problema serio, e noi vogliamo adesso con questo secondo CD, si chiama Artico, che uscirà a fine settembre, vogliamo sensibilizzare le persone su questa tematica. Quindi l'aiuto, ecco, che magari potresti eventualmente darci potrebbe essere anche un aiuto indiretto, cioè nel senso magari semplicemente facendo conoscere quelle che sono le problematiche che purtroppo stanno accadendo. Infatti noi questo CD lo dedichiamo a Greenpeace, al progetto Save the Arctic, perché ormai il Polo Nord non esiste più, ma di questo se ne sente parlare poco in giro. Noi quest'anno abbiamo avuto qualcosa come 33 gradi al Polo Nord, temperature record, il Polo Nord non esiste più, e poche persone sono informate di queste cose. Allora bisogna sensibilizzare la gente anche al tema dell'ambiente. Utilizziamo Artico per questa cosa qui, quindi magari, ecco, l'aiuto che possiamo chiederti può essere più un aiuto, come dire, motivazionale, un aiuto insomma a far conoscere determinate tematiche, insomma. E poi sul terzo CD, ecco, questa invece può essere una cosa, diciamo, più diretta, se dopo quello sull'Artico. Dopo quello di Artico ci sarà un disco che si chiamerà Zenith Music for Peace, ed è una compilation, anche questa la associeremo poi a un'organizzazione no profit che si occupa di solidarietà, ed è un disco dedicato alla pace e a Don Tonino Bella, a Pax Christ. Quindi okay. Comunque lì poi sarebbe bello, interessante avere gruppi che magari hanno dei brani inediti o anche cose edite dedicati alla pace e da poter insegnare. Ma Massimo, tu nella vita cosa fai? Perché non credo ci guadagni con questo progetto. Io mi occupo di comunicazione, quindi poi alla fine sostanzialmente sono ormai proiettato in questo settore, però per comunicazione intendo attività sui social, quindi sono youtuber anche, oltre ad essere un produttore. Insomma, poi alla fine certo. Quello. Vabbè, senti, quando uscirà? Io c'ho la piattaforma di Nuova Civiltà, una piattaforma che ha già raggiunto quasi 45.000 iscritti, 10 milioni di visualizzazioni, 13 canali all'attivo, ogni canale è un canale tematico specifico. Si parla di musica, di arte, ma anche di ricerca indipendente, di ufologia, c'è di tutto. Quindi è una piattaforma molto vasta, stiamo facendo un sacco di servizi, anche interviste inedite, cui siamo da quel punto di vista molto appoggiati, devo dire, c'è sostegno a questa cosa qui. Io ti dico, ti ripeto, io posso, quando farai il prossimo progetto, non lo so come, ma pubblicizzartelo, hai capito? Sì. Trovare un accordo, quindi, perché questo... Cioè, noi ci occupiamo, questo non è una roba che tu possa fare come concerto, certo, questo è un progetto. Certo. Questo è un... Come concerto ti invierò, magari poi vediamo, ci mettiamo d'accordo, il promo di Phoenix e di Oracle, perché quello è un progetto che si può essere, diciamo, inquadrato in un contesto più live. Quindi per quello poi magari ti invierò un'anteprima dell'album e poi vediamo un attimo. Ok, intanto io mi sono copiato queste cose che poi ascolteremo, e poi dopo, quando c'è gli altri progetti, però trovarti anche, okay, anche a Bologna quando vuoi, va insomma, va, non ci sono problemi. Io fra l'altro sono stato, e chiudo, al Center Gross diverse volte a vedere Roxy Bar
lasciai anche del materiale, parlo della fine degli anni 90. Porca vacca. Quindi c'era, mi sa, in una sera c'era Gianni Morandi, insomma, fu una bellissima serata, comunque c'era, era un salotto, veramente era stare come tra amici, quindi era una cosa sì, bellissima. Era bello. Bello. Era veramente una bellissima esperienza. Grazie, grazie. Complimenti, ma perché è musica, cioè state lavorando bene, ok? Grazie. Buono.